Blogos Web Radio. Ciao a tutti da Blogos Web Radio, benvenuti a questa nuova puntata di Scrusciu, Disturba il Silenzio, la rubrica che ci fa conoscere da vicino problematiche e battaglie contro i fenomeni mafiosi. In questa occasione parleremo di racket ed usura, due espedienti che hanno da sempre recato numerosi profitti alle criminalità organizzate e della possibilità di ribellarsi a questi sistemi. Di questo abbiamo parlato con Tano Grasso, presidente della FAI, Federazione Antiracket Antiusura Italiana, attualmente referente di Libera in Campania. L'usura e il racket sono fenomeni che ormai si manifestano in maniera massiccia anche nei territori non a alta densità mafiosa. Tuttavia, pur avendo un retroterra non mafioso, anche in questi territori è difficile denunciare ed esporsi. Quindi, come pensa si possa frenare questa deriva economica, ma anche sociale? Soprattutto, come si può frenare un'omertà dilagante in questi episodi? Bisogna distinguere intanto cos'è l'usura dall'estorsione, perché se noi mettiamo usura e estorsione insieme non capiamo di che cosa parliamo. Quando parliamo di usura parliamo di un fenomeno che da sempre ha avuto una diffusione omogenea sul territorio nazionale. Io da anni sostengo che ad esempio la capitale dell'usura è Roma, e Roma non è la capitale della mafia, sarebbe una stupidaggine dire questo, quindi significa che tu hai un'alta concentrazione del fenomeno dell'usura indipendentemente dal fatto che ci sia la mafia o meno. L'usura si trova in una situazione di storia di usura, si trova a Bologna, si trova a Milano, in Lombardia, si trova ovunque, così come a Palermo. Quindi l'usura è una cosa diversa da racket. Quando c'è racket c'è la mafia, o perlomeno c'è qualcuno che pensa di diventare mafioso, qualcuno che pensa di affermarsi come mafioso o lo è già mafioso. Quando c'è usura no, e quindi bisogna distinguere le ragioni per cui non si denuncia in un caso e per cui non si denuncia nell'altro. Per usura non si denuncia a Palermo come a Milano per la stessa ragione, perché purtroppo la vittima denuncia solo quando non ha più nulla da perdere. C'è l'illusione che nel rapporto usuraio si possa avere una soluzione ai propri problemi. In questo Milano e Palermo sono la stessa cosa. Diverso è con il racket, che è un altro mondo, perché il racket è un fenomeno quando l'estorsione assume i connotati sistematici, ovvero è ripetuta nel tempo, riguarda non uno solo, ma tanti operatori economici di un territorio. Quando il pizzo si basa sulla base di regole, quello è un'aggressione a quel territorio dal punto di vista del pericolo mafia. E qui la situazione è diversa tra il sud e il nord. E lei negli ultimi tempi si è occupato anche della situazione in questo ambito, appunto, di lotta sia al racket che all'usura nel territorio campano. La camorra negli ultimi tempi cerca sempre di mettere propri prestanomi incensurati nelle aziende di riferimento, cerca di attirare quella che è un'economia legale per trarne profitti. Come deve comportarsi allora un'associazione come la sua nell'economia moderna, tanto mistificata quanto controversa? Combattere l'economia illecita, combattere appunto le intimidazioni, ma allo stesso tempo anche quella apparentemente lecita. Noi dobbiamo combattere la criminalità e l'illegalità ovunque essa si manifesta. L'intimidazione è un aspetto, un fenomeno, cioè, ed è il modo in cui un imprenditore viene impaurito affinché possa più agevolmente cedere alle richieste estorsive. E qui bisogna intervenire non facendo sentire da solo quell'imprenditore, costruendo una rete di solidarietà, una rete di sostegno. Se c'è, tanto più forte questa rete di solidarietà, tanto maggiori sono le probabilità che questo imprenditore si opponga. Poi abbiamo il fatto che nel nostro mercato operano imprese che fanno riferimento diretto alle mafie. E in questo caso bisogna riuscire, ma questo qua non è il problema solo nostro, soprattutto è un problema di tutti gli imprenditori, far nascere segnalazioni sulle irregolarità di certe aziende e invitare, sollecitare le indagini giudiziarie per sequestrare e confiscare quel bene. Un'associazione come la sua, secondo lei, è supportata ampiamente dalle istituzioni in determinati territori dove opera, oppure si potrebbe fare di più, insomma?
Allora, le associazioni anti-racket hanno un rapporto di intima e intensa collaborazione, proprio di intima collaborazione con forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ovvero con gli organi della polizia giudiziaria, con le procure della Repubblica, con i prefetti. A questo livello il nostro rapporto è un rapporto eccellente. Del resto, se non fosse eccellente, l'associazione non avrebbe che farci, perché non potrebbe funzionare. L'associazione anti-racket è un soggetto di mediazione tra le vittime e l'istituzione. Con la politica è un altro discorso. Per me è sufficiente, e lo dico dopo più di 20 anni di esperienza, l'importante è che la politica non mette bastone tra le ruote. Con la politica di oggi chiedere un sostegno mi pare esagerato. Il servizio è stato realizzato da Giulio Ferrante. Un saluto da Blogos Web Radio, www.blogos.it. Yeah.